ragazzi, se vi fa piacere, iscrizione al canale, click gratis e campanellina. Ma Liverpool e Manchester United, no, sono in vendita, giusto? Mi segui? Sono di proprietà americana. Come mai questi americani vogliono vendere queste grandissime società? E secondo qualcuno vorrebbero acquisire l'Inter. Hanno cercato soci di minoranza, ora hanno deciso addirittura di venderle. Solo da Milano a Como si parla di americani che poi, appena hanno fatto due nomi, sono stati smentiti subito, senza nessuna prova, senza nulla, zero. Americani, poi, ragazzi, fate i nomi, americani chi? Almeno noi abbiamo portato una relazione di un centro studi internazionale con tanto di riconoscimento, relazione del 4 ottobre, che fa il nome di PIF. Non leggo nomi di americani da nessuna parte io, ragazzi. Appena sono stati fatti due nomi, sono stati smentiti. Il Berta non lo prendo nemmeno in considerazione, eh? Il Berta non lo voglio prendere nemmeno in considerazione. Quindi questi americani, che tra l'altro io abito a Firenze e vi garantisco che il commisso vuole vendere la Fiorentina, soprattutto per il discorso stadio che non gli hanno fatto mettere le mani. Commisso vuole vendere la Fiorentina, e anche a Firenze, dopo la Sampdoria, si parla di arabi anche a Firenze. Quindi di cosa vogliamo ragionare? Questi americani così assetati di calcio, perché vendono Liverpool e Manchester? Perché Commisso vuole vendere la Fiorentina? Dove sono questi americani? Portate le prove. Arrivano gli americani, chi? Dove sono i nomi? Fate un nome! Non lo fate perché non esistono, ve lo dico io. Noi l'abbiamo portato un nome scritto da un centro di relazioni, da un centro di studiosi internazionali. Un articolo dove c'è un nome di un americano, portatelo! Perché tanto viene smentito subito. Questo cosa ti fa capire? Altani compra la Sampdoria, giusto? Perché Altani compra la Sampdoria. Gli arabi hanno già comprato il Palermo e gli arabi compreranno anche l'Inter a breve. Diciamo che l'hanno comprata, ok? Diciamo così. Bisogna ragionarci sulle cose. Da Milano a Como si parla di americani. Poi dopo Liverpool e Manchester United, gli americani le vogliono vendere. Commisso vuole vendere la Fiorentina. Ma di cosa vogliamo ragionare? Poi ragazzi, Thuram, Alcaraz, rinnovo a Skriniar. Lo vedi, è tutto fermo ancora. Chieditelo perché. Te con Zhang, te l'ho detto ieri sera nel video che ho fatto su quel gran giocatore che è Alexis Vega del Messico. Te con Zhang prendi la Padula in prestito, secco, altro che Thuram, Alcaraz, perché Gosens e Correa sono invendibili secondo me. Sono due giocatori invendibili, soprattutto il ballerino. E poi anche se ne uscisse uno, cioè... Te pensi che per Gosens ti diano subito 20 milioni? Non penso proprio. E Gosens è quello più vendibile. Che il ballerino è invendibile. Puoi contare solo sull'uscita di Gosens. Marotta, ascolta Peppino, ascolta una cosa. Ascolta Masterclass. Glielo dici ai tifosi dell'Inter perché Skriniar ancora non ha rinnovato. Diglielo, Beppe. Ciao Inter. Ah, saluto Pierluigi, che poi ieri ci siamo fraintesi, ci siamo sentiti al telefono, quindi Pierluigi, saluto te e tutti i tuoi amici e ci sentiamo presto al telefono. Ciao Inter.